Ben approdati sul mio canale e questo video lo sto girando specificatamente per lei, la Saint and Sinner di Kat Von D, che ho comprato in occasione del Black Friday con lo sconto del 25%. Non vedevo l'ora che questa palette uscisse perché io sono una fanatica del brand di Kat Von D, ho quasi tutti i prodotti della gamma. E per esempio il trucco che ho realizzato oggi è una full face di prodotti Kat Von D, dal fondotinta al primer occhi, mascara, ombretti e via discorrendo. È il pesante, che è il mio preferito. Dunque, la palette si presenta in questa scatola in cartone con il disegno in rilievo del portale che prende ispirazione dal portone del Duomo di Milano, da cui si dice Kat Von D sia rimasta totalmente affascinata, e infatti è un portone gotico. È a rilievo con i dettagli in oro. Andiamo ad aprire la scatola e tiriamo fuori la palette. Questa è la bellissima palette, che poi andiamo a vedere nel dettaglio. Il dietro della scatola si presenta in questo modo e mostra praticamente la gamma di tutte quante le colorazioni con i loro nomi. Allora, sono 24 ombretti per un peso di 24 grammi, quindi un grammo a cialda, poco meno di una naked. Il costo è di 59 euro, io però l'ho pagata con lo sconto del 25%, mi sembra intorno ai 44 euro. È ovviamente vegan e il PAO è di 9 mesi. Ho scritto tutto qua sul retro della palette, dove sono riportate nuovamente tutte quante le cialde, soltanto con lo schema, senza i colori illustrati, ma ci sono comunque tutti quanti i nomi. La palette ha un'apertura particolarissima perché è fatta proprio come se fosse il portone o il portale di una chiesa, quindi si apre in questo modo. C'è questa parte qua, è la Saint, dove ci sono tutti quanti i colori un pochino più portabili, più neutri, più naturali, mentre invece questa è la Sinner, la parte dedicata ai peccatori, con tutti quanti i colori shock. Eccola qui, queste sono tutte le shade. Ci sono un mix di finish fra ombretti metallizzati, satinati, glitterati, opachi. Hanno tutti la stessa qualità, una qualità veramente ottima. Sono leggermente polverosi, perlomeno io non l'ho trovata affatto ingestibile. E non mi ha fatto fallout, anche se io la prima volta che l'ho utilizzata ho preferito fare la base dopo, perché ancora non sapevo effettivamente come si sarebbero comportati. E invece, nonostante tutto, nonostante abbia utilizzato dei colori molto scuri, come per esempio per questo trucco, dove ho utilizzato questo su tutta la palpebra, questo l'ho utilizzato nella transizione, e poi per la parte più intensa del make up ho utilizzato questo e poi questo, l'oro ovviamente come punto luce, e questi due ombretti non mi hanno fatto assolutamente fallout, pur risultando leggermente polverosi prelevando il prodotto in cialda. Quindi posso dire che per me è totalmente approved. E adesso vi faccio vedere gli swatch, cercando di suddividerla magari nelle due metà, perché gli ombretti sono veramente tantissimi. Ci rivediamo tra un secondo. Allora, eccomi di ritorno con tutti gli swatch. Nel frattempo abbiamo una guest star, che è Mommy Superstar, e questi sono tutti quanti gli swatch dei primi 12 ombretti della parte dei peccatori Sinner.
Dunque, anche i nomi di tutti gli ombretti sono ovviamente ispirati al tema clericale, santi e peccatori. Cominciamo dal primo che si chiama Rapture. È un ombretto shimmer dove si intravedono diversi glitterini. Il colore è un rosa rame con una punta di pesca e molto molto luminoso. Il secondo ombretto è un matte e si chiama Sabbath ed è un nero opaco, semplicissimo. Poi abbiamo Ashes, che è un taupe non troppo freddo, con tutti questi micro glitterini dorati. A seguire Martyr, che è un ombretto che io trovo fantastico per la transizione. È un color biscotto caldo, pur essendo un matte, a differenza di Sabbath, che è un pochino più secco, essendo anche un nero, e di solito tutti quanti neri per la loro composizione lo sono, e sono anche le cialde più fragili nella maggior parte delle palette. Invece Martyrs è piuttosto, non dico matte burroso, ma ci andiamo molto vicino ed è molto facile da sfumare e lo uso veramente con grandissimo piacere. Poi abbiamo Devil, che è questo marrone nocciola aranciato, perché non è proprio un arancione, perché è un arancione comunque con una punta di marrone. Poi Revelation, che è un marrone caldo con una miriade di micro glitterini dorati ed è più scuro e molto meno freddo di Ashes. Poi, cambiando totalmente range di colori, passiamo a dei colori freddi e abbiamo Vestment, spero di averlo pronunciato bene, che è un color verde ottaneo. Leggermente duochrome perché presenta dei bagliori di un sottotono un po' sul prugna scuro e anche qualche luce sul violaceo. Poi bellissimo Ministry, questo blu elettrico carico intenso con anche questo leggermente duochrome, luminosissimo e con delle vibrazioni sempre sul viola. Poi il verde lima di cui vi ho parlato prima, Exodus, che è un altro matte molto molto burroso e sfumabile, devo dire, ed anche molto luminoso come finish. Perché nella cialda sembra un matte, ma poi applicandolo, come vedete anche da qui, io sono quasi indecisa se sia leggermente satinato. E non vi ho detto che ovviamente tutti i colori metallici, satinati, glitterati sono veramente burrosi, morbidi, come anche il primo che vi ho fatto vedere, Rapture. E l'unico matte che mi ha dato un po' più di difficoltà è il nero, che comunque dal nero me lo aspetto sempre, che è leggermente più secco. Poi andiamo avanti con un altro colore intenso, Exorcism, che è questo viola matte molto carico, che però anche questo comunque ha una luminosità incredibile. Poi lo spettacolo totale, perché io di questo oro sono follemente innamorata, ed è Relic, ed è un oro luminosissimo, è proprio oro fuso. Questo veramente ho appena sfiorato la cialda, l'ho passato ed ecco qua che cosa ne è uscito fuori. Lo spettacolo, una lamina d'oro come punto luce su tutta la palpebra. Nella rima inferiore, nella rima superiore, secondo me può essere utilizzato tranquillamente anche come eyeliner, volendo. Adoro, adoro, adoro. E poi l'ultimo è Stigmata, che è questo rosso carico con delle vibrazioni un po' sul rosa, sul fucsia, sull'arancio,
non è propriamente un duochrome, ma ci va molto vicino. È veramente un metallizzato luminosissimo. Questa è la prima dozzina di ombretti e già qua io sarei stata completamente e totalmente soddisfatta. E, come ho detto sempre a tutte le persone che mi hanno interpellato, tutti per quanto riguarda Kat Von D sono portati a buttarsi sui rossetti liquidi che purtroppo, lo dico da amante del brand, non sono così performanti come anch'io mi sarei aspettata e soprattutto dipende molto 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 dalla colorazione, perché ci sono colorazioni che performano di più, colorazioni che performano di meno e quindi per me Kat Von D non è forte sulle tinte labbra quanto sulle polveri, che siano polveri viso, che siano ciprie, che siano ombretti. È veramente eccezionale ed io mi ci sono trovata benissimo fino ad ora, mi hanno dato sempre grandi soddisfazioni e ottime prestazioni. Comunque passiamo alle swatch degli altri 12 ombretti e ci vediamo tra pochissimo. Allora, eccomi tornata con gli altri 12 swatch. Nel frattempo anche la nostra guest star è tornata perché mentre swatchavo se n'era andata girando e adesso ovviamente ho ripreso a registrare e ha ripreso anche lei la sua posizione. Dunque, queste sono le altre 12 shades, che sono quelle praticamente della parte Saint, anche se alcuni colori sono belli decisi, belli, belli forti, diciamo. Allora, cominciamo dal primo, che è un ombretto luminosissimo, che io vedrei molto più come topper, perché la base non è pigmentatissima, è un ombretto a base bianca luminosa con tutti questi micro glitter oro platino e si chiama Absolution, quindi la luce celestiale divina che ci assolve. Poi Worship, che è questo bellissimo viola caldo, prugna violaceo, leggermente duochrome anche questo perché ha un sottotono, una base che va più sul rossiccio bordeaux, borgogna. Poi Immaculate, che è praticamente uno dei miei colori preferiti, è questo verde oliva con questi riverberi dorati, c'è anche un po' di verde scuro, marrone scuro dentro, anche questo una sorta di duochrome. Poi, oddio, Chalice, che è questo top metallizzato caldo e luminosissimo, non posso dire altro, cioè c'ha veramente una luce incredibile. Poi Sacred Heart, cuore sacro, che è questo pescato intenso con dei riverberi insomma sul rosa. Poi questo che è un ombretto illuminante per l'arcata sopraccigliare che sto praticamente consumando, si sta quasi già scavando la cialda ed è Amen. Infatti presto gli darò proprio l'estrema unzione io a sta cialda perché lo sto usando a bestia. Ed è questo bianco che vira leggermente al vaniglia, quindi non è esattamente un bianco ottico né un bianco freddo, ma è proprio quel tipo di bianco che io adoro come illuminante. Poi questo che è quello appunto che ho usato nell'angolo esterno dell'occhio per il trucco di oggi e che è Sanctuary, che è un colore veramente particolarissimo perché è un marrone bruciato che vira un po' al prugna con queste luminosità un po' rosate, metallizzato proprio potentissimo. Poi questo argento stupendo che si chiama Heaven ed è un argento metallizzato leggermente sul violetto. Poi proseguiamo con Crucifix, che è questo marrone matte bruciato intenso che ho utilizzato sempre per intensificare il trucco oggi.
E anche questo, come il nero, è leggermente più secco come matte, ma non come il nero, cioè è una cosa impercettibile, diciamo, si sfuma benissimo anche lui. Poi proseguiamo con Cathedral, che è un grigio viola metallizzato con dei micro glitterini all'interno, sul celeste, sul rosino, c'è il mondo qua dentro. Una mia amica, quando ha visto questo ombretto dentro sta palette, l'ha comprata, si è commossa praticamente, perché aveva anni or sono un ombretto singolo, non ricordo se di Kiko o di cosa, che era di questo colore, non l'ha finito, non l'ha più ritrovato. E quando si è ritrovato nella palette di Kat Von D, è stata un'emozione grandissima. Poi Rosary, che è questo borgogna tendente al fucsia, sempre metallizzato con tutti questi riverberi proprio sul rosa intenso, quasi un po' sul ciclamino. E anche di qua tutti quanti metallizzati, una passata sulla cialda, una passata sul braccio, e questa è la loro potenza. E poi abbiamo l'ultimo, che è battesimo. Ed è questo bianco ottico che vira leggermente verso il viola, quindi molto molto freddo. E con questo abbiamo finito. Vi faccio un'ultimissima carrellata ed eccoci qua. Dunque, considerazioni, perché comunque la sto usando da diverso tempo. Ogni volta che la apro ho un momento di smarrimento, perché dico: oh mio Dio, da dove comincio? Da dove comincio? Sono troppi, sono tutti, tutti stupendi, sono tutti bellissimi. Con questa palette potete fare tranquillamente tutto, tutto quello che volete. È versatilissima, c'è un range di colori tale che va bene per qualunque tipo di carnagione, capelli, colori. È una palette che è stata fatta veramente con le contropelotas, se mi concedete questo francesismo. È un'ottima palette e io la consiglio fortissimamente. È una limited edition, quindi affrettatevi a prenderla, perché è una palette che non può assolutamente mancare, soprattutto se non avete palette con colori pazzi o non avete palette colorate. Qua trovate tutto, cioè io apro questa e mi posso fare il trucco nude, mi posso fare il trucco naturale, make up, no, non make up, make up, mi posso fare un trucco da matta scappata dal manicomio in fiamme, mi posso fare quello che voglio. Quindi lode, per restare in tema, lode a Kat Von D, che ci ha creato la Saint & Sinner. E per me è totalmente approvata. Non so se finirà addirittura nei preferiti del 2017, perché ce l'ho da troppo poco tempo, forse nei preferiti del 2018, vedremo. Comunque la sto veramente adorando. 44 euro spese bene, ma anche 59, perché ero prontissima, non sapendo se la mettevano in sconto durante il Black Friday, a prendermela a 59 euro e sto. Dunque, con questo è tutto. Vi saluto con il braccio completamente sbocciato, ma guardate che colori pazzeschi, ma come si fa? E ci vediamo al prossimo video. Miau miau!